Oggi inaugurate questo primo e nuovo showroom in Via della Spiga. Quali aspettative avete da questo spazio e come mai avete scelto di aprire proprio qui? Questo spazio è showroom, prima di tutto, quindi presenteremo le nuove collezioni, potremo occupare degli impegni come microeventi, ci adegueremo anche a grandi manifestazioni che Milano offre. Il secondo obiettivo di questo spazio è quello di fare da negozio, proponiamo dei prodotti unici. Terzo, fa da meeting point, nel senso che molti professionisti del settore, architetti, interior designer, che operano su Milano e non trovano il tempo di venire fino a Murano, e allora li accoglieremo in questo spazio e potremo sviluppare progettazioni, contract, soluzioni di illuminazione. Quarto punto è sede, abbiamo appena iniziato la collaborazione con il PR di Milano, Hand Studio, e questo spazio può servire a sopperire le esigenze degli shooting, delle redazioni. E quinto, ma forse il più importante, è che Via della Spiga è Via della Spiga, riconosciuta in tutto il mondo, quindi dà un grande valore aggiunto al nostro marchio. Quando avete deciso di acquisire questa azienda, Carlo Moretti, e quali prospettive avevate in mente? L'acquisizione è avvenuta l'anno scorso, il 1 giugno, e abbiamo acquisito l'azienda dal fondatore, dal signor Giovanni Moretti. Abbiamo subito cominciato ad occuparci di quello che può essere definito il core business. Carlo Moretti è riconosciuta per l'azienda dei bicchieri. Oggi facciamo moltissimi vasi, quindi oggetti di complemento d'arredo, e a breve riusciremo anche a presentare il catalogo illuminazione, che sarà una sorta di catalogo con anche all'interno una guideline per spiegare la nostra importante competenza nella parte della progettazione contract dell'illuminazione. Qual è il suo background? Ho un excursus molto commerciale, sono un manager imprenditore. E avete pensato qualche prodotto nuovo o riprenderete magari reinterpretandoli quelli già a catalogo? La fortuna di aver acquisito l'archivio storico, che è molto importante, è fatto costituito anche da inediti, però da pochissimo abbiamo definito la direzione artistica, lo studio Tapiro di Venezia. Con lui cominceremo a studiare le strategie. Immagino che si voglia collaborare con dei giovani designer italiani. Per l'illuminazione abbiamo già iniziato a parlare con un designer, Diego Chilò, che è un grande conoscitore dei processi di produzione del vetro in Murano, che questo è importantissimo per sviluppare nuove idee, nuovi progetti.